A Presovia nei giorni scorsi, presso il polo didattico-scientifico Unicam di San Benedetto del Tronto, la 15ª edizione del Master in Manager di Dipartimenti Farmaceutici, organizzato dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam e diretto dal professor Carlo Cifani. Viene inaugurata la 15ª edizione del Master Manager di Dipartimenti Farmaceutici e la prima edizione del corso di perfezionamento in gestione manageriale del Dipartimento Farmaceutico. E attualmente sono 100 iscritti tra i due corsi e il Master nei 15 anni ha raggiunto 550 partecipanti. E questo denota un forte interesse per una formazione post laurea orientata appunto per il farmacista ospedaliero che occupa delle posizioni di direzione di dipartimenti farmaceutici e a valenza ospedaliera o territoriale. Il corso mira a fornire delle competenze manageriali in quanto la professione del farmacista del sistema sanitario nazionale ha sempre più necessità di competenze più trasversali nella gestione appunto del farmaco e del dispositivo medico, e quindi il farmacista potrà svolgere un ruolo essenziale nel controllo della spesa dei dipartimenti farmaceutici e potrà dare un contributo tanto più rilevante quanto più sarà in grado di unire alle classiche competenze scientifiche inerenti al farmo una moderna formazione manageriale. Il master è promosso in collaborazione con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, la Società Italiana di Farmacologia, l'area vasta numero 5 dell'Asur Marche e l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Noi collaboriamo come Dipartimento del Farmaco con questa università da 15 anni, quindi proprio dall'inizio in cui nasce questo master e che si sviluppa nell'arco di questi 15 anni. Di fatto da 3 anni noi ospitiamo una parte del corso nella struttura nuova del nuovo ospedale di Bergamo dedicato a Papa Giovanni XXIII. Di fatto in questa struttura, oltre a lezioni teoriche, sviluppiamo tutta una serie di momenti di confronto a livello pratico nel presentare come è strutturata la farmacia ospedaliera, come sono strutturate le farmacie a livello clinico e tutta l'organizzazione che si lega alla gestione attenta del farmaco sul paziente. Quest'anno inoltre è stato anche attivato il corso di perfezionamento in gestione manageriale del Dipartimento Farmaceutico, che ha lo scopo di arricchire il laureato di competenze specifiche di natura scientifica, organizzativa ed economica utili nella gestione manageriale della farmacia.